Bene, siamo a Crotone e la Lega Salvini si prepara a quello che è il primo congresso per eleggere il segretario cittadino. Allora, per la prima volta, diciamo, la Lega di Salvini sta cercando di organizzare il partito partendo dalla base, quindi non nominare, bensì fare eleggere direttamente dai militanti i vari esponenti istituzionali del partito stesso. Oggi e ieri si sta votando in tutte le città grosse della Calabria, tipo Cosenza, Reggio, Crotone, Catanzaro e Vibo. Stiamo nominando il segretario cittadino della città di Crotone e nominiamo una figura di alto profilo professionale come l'Antonelli Mungari, e inoltre facciamo un direttivo del A6 per quanto riguarda il cittadino sempre di Crotone. La Lega è un passo avanti? Beh, sicuramente è un passo avanti ed è motivo d'orgoglio da parte di chi, come me, milita nel partito da diverso tempo, riuscire finalmente a eleggere un segretario cittadino partendo proprio dalla base. I militanti oggi esprimeranno la loro volontà e individueranno il soggetto che merita di più affinché si possa appunto rappresentare Crotone in un periodo particolare per la città e per la provincia. Quindi noi come partito riteniamo che sia opportuno avviare anche una nuova fase di ragionamento e anche riuscire a dialogare con le forze politiche del centrodestra e fare anche una sorta di legittima opposizione ad un'amministrazione che in qualche modo deve ancora prendere la via giusta. È il primo congresso che noi facciamo a Crotone, ma sono i primi congressi della Lega che facciamo in tutta la regione, perché il partito si sta radicando ed è un momento di democrazia, un momento di civiltà. È giusto che i militanti, che sono poi l'anima, la forza di ogni partito, possono finalmente scegliere i propri rappresentanti. Quindi io ritengo che è un momento veramente importante, un momento di rilievo, è un momento in cui il territorio può finalmente capire e come diciamo, farsi rappresentare. E allora è veramente importante questo, è importante di rilievo, e penso che finalmente la Lega possa cominciare a guardare al futuro con maggiore speranza, maggiore incidenza e maggiore rappresentanza. Quindi grazie finora a tutti quelli che hanno consentito la crescita del partito e grazie a quelli che verranno, che naturalmente avranno un compito molto importante, molto difficile, molto impegnativo, perché adesso si parte veramente a costruire quella squadra che dovrà poi dare le risposte sui territori. Quindi io ringrazio Nicola Danieri, ringrazio Cataldo Calabresi, ringrazio tutti, perché grazie a loro abbiamo ottenuto un importante risultato. Alle nazionali da uno abbiamo portato tre parlamentari, così come abbiamo mantenuto alle regionali i quattro consiglieri regionali. Quindi io penso che la Lega sarà la novità e sarà quella che potrà portare risultati positivi anche in funzione delle posizioni di governo che abbiamo. E grazie anche alle scelte che sono state fatte da Matteo Salvini, potrà dare grossi risultati a Crotone, che ne ha bisogno e deve riprendere una serie di importanti passaggi come la bonifica, l'occupazione, tutto quello che serve ad una provincia per eliminare l'ultima posizione che ha in questo momento come qualità della vita.